grave ritardo, andiamo ad accogliere la nostra Maria Sole Colombo. Ciao Maria Sole, come stai? Tutto bene? Ciao, tutto bene, sì, grazie. Ecco, Maria Sole Colombo è giornalista, scrive per Film TV, è anche autrice radiofonica con il suo chiacchiere distintivo assieme a Micol Vignoli. Le abbiamo ogni tanto ospiti per farci raccontare un po' di fatti inerenti al cinema e molto volentieri ogni tanto parliamo di questi argomenti, perché così alleggeriamo un po' le tematiche anche più pressanti che andiamo a trattare nella prima parte della giornata in questo Piazza Maggiore. Allora Maria Sole, ti abbiamo contattata perché insomma da poco sono stati assegnati gli Oscar e volevamo da parte tua un commento e anche un racconto di come è andata questa cerimonia, naturalmente un po' particolare per tutto ciò che sta accadendo nel mondo. Ecco, partiamo dalla forma e poi arriviamo alla sostanza, ai nomi, ai film che hanno vinto. Hai dato un'occhiata a come è andata questa cerimonia di premiazione? Assolutamente, assolutamente, proprio tempo di bilanci in questi giorni, proprio perché si commenta com'è andata, sono d'accordo, non sono d'accordo, insomma è normalissimo che questi siano proprio i giorni caldi di questi dibattiti. Come dicevi tu, sicuramente una cerimonia un po' eccezionale, purtroppo non in termini necessariamente positivi, quella di quest'anno, perché fortunatamente negli Stati Uniti la campagna vaccinale procede spedita, per cui c'è stata la possibilità di organizzare la cerimonia in presenza, ma diciamo che rispetto alle cerimonie a cui siamo abituati degli Oscar, che è sinonimo di glamour, di questi red carpet con tantissimi tra addetti ai lavori, star eccetera, si è trattato quest'anno di una cerimonia un pochino più intima per ovvie ragioni, però insomma già il fatto di poterla realizzare in presenza è stato sicuramente qualcosa di positivo e un buon segnale. Tra l'altro, come mettevi in luce tu, c'è stata proprio una convergenza per cui che fa ben sperare, perché proprio l'assegnazione degli Oscar, che normalmente sono a febbraio, quest'anno sono stati la notte del 25 aprile, ha coinciso in Italia con la riapertura delle sale, quindi sicuramente una buona notizia che alcuni film che hanno vinto, quelli che ancora non sono andati sulle piattaforme, possono trovare la via della sala anche da noi, ed è sicuramente un buon traino questo. Ecco, che tipo di clima c'era secondo te? Che tipo di clima si respirava? Perché sappiamo che poi dietro c'è anche una macchina economica molto importante, oltre che una questione artistica altrettanto importante. Ecco, secondo te che clima si respira in questo momento per quello che riguarda anche lo showbiz, cioè tutto quello che si muove anche dal punto di vista economico, perché immaginiamo lì venga trattato, anche se non magari in evidenza, questo tipo di argomento? Certo, no, assolutamente, è una questione fondamentale. Beh, devo dire che al netto dell'annus horribilis che è appena passato e che ci auguriamo proprio di poterne parlare al passato, appunto, a Hollywood e in generale il mercato americano è in una fase, diciamo così, ottimista, perché molte sale ormai hanno potuto riaprire, anche se naturalmente a capienza ridotta, e nonostante il calo totale di incassi per ovvie ragioni del 2020, il 2021 si sta aprendo abbastanza bene, in particolare in America il film che dovrebbe, si spera, significare un po' questo momento di rinascita è Godzilla vs Kong, niente a che vedere ovviamente con i film più pensosi, più anche d'autore, che vengono premiati agli Oscar, ma un grande blockbuster che sta facendo incassi veramente molto importanti nelle sale americane, e questo sicuramente è un segnale positivo. Quindi, per rispondere alla tua domanda, direi che è un momento di grande speranza e grande voglia di ricominciare nonostante tutto. Il nostro regista oltretutto l'ha già visto il film di cassetta di cui sopra e ha alzato il pollice. Bene, ma andiamo a parlare dei film che hanno vinto i vari premi degli Oscar, partendo dal film che ha vinto il premio alla regia, Nomadland, una vittoria annunciata, mi sembra di aver capito.
Sì, assolutamente, era assolutamente pronosticato che Nomadland potesse vincere, viene tra l'altro da una striscia positiva perché aveva ottenuto un anno a settembre del 2020, era stato premiato anche col Leone d'Oro a Venezia, in una convergenza fra Oscar e Festival che da qualche anno è molto presente. Sì, come dicevo, il film assolutamente favorito, non solo la miglior regia alla regista sino-americana Chloe Zhao, ma anche il premio per il miglior film e il premio per la migliore interpretazione femminile protagonista a Frances McDormand, che dopo tanti anni da Fargo agguanta la seconda statuetta. Però sì, diciamo una vittoria annunciata, ma non per questo meno significativa, perché appunto è significativo che l'Academy vada a premiare una storia che piaccia o no, fa un po' i conti con la crisi del 2008, la scomparsa di un welfare che già in America è sempre stato tradizionalmente poco presente, ma che in questo film è assolutamente al centro delle vicende di questa donna che un po' perché perde la sua casa, un po' per una voglia di libertà, di sfuggire da una routine, come dire, turbo capitalista, decide di andare a vivere, di vivere in roulotte, di attraversare il Midwest così su ruote e senza cercarsi una fissa dimora. Sì, cercando anche qualcosa oltre probabilmente la libertà e trovando anche una serie di personaggi oltre che di persone molto interessanti, insomma, che fanno, magari danno un segnale su come potrebbe andare il mondo e anche dove dovrebbe andare il cinema per certi versi, perché è una tematica, questo Nomadland che dicevi si rifà al 2008, però è estremamente attuale sia per quello che riguarda appunto il cinema sia per quello che riguarda la vita che probabilmente potremmo andare a vivere. Sì, decisamente. Dicevi che è un film molto attuale anche proprio nella direzione che potrebbe prendere il cinema. Ecco, Nomadland è proprio esemplificativo di una tendenza che negli ultimi anni si sta facendo sempre più forte, che è quella di andare a ibridare il cinema di fiction, di finzione, con il documentario. Chloe Zhao ha proprio un metodo di lavoro molto specifico, che è quello di passare moltissimo tempo sul campo e, a parte ovviamente Frances McDormand, che è un'attrice protagonista professionista e navigata, la sua modalità operativa di Chloe Zhao è proprio quella di andare a conoscere le persone di cui racconterà le storie e molto spesso farle interpretare a loro stesse, quindi una sorta di idea di superamento dei confini tradizionali tra il film di finzione scritto, diretto, interpretato e il film documentario, quindi alla ricerca alla fine di un'autenticità che magari un film girato in un contesto con un metodo tradizionale non potrebbe trovare. Poi ovviamente lei sceglie quali sono gli argomenti che le interessano, queste subculture, queste modalità alternative di creare un tessuto sociale, un senso di comunità che purtroppo appunto i postumi di un capitalismo selvaggio e disumano hanno un po' sgretolato in qualche modo. Beh, molto bello sentirsi dire quello che uno ha in testa in modo così chiaro come fai tu. Ti ringrazio quindi ulteriormente, cara Maria Sole, anche per appunto mettermi assieme alcuni pezzi che ho nel cervello. Ma non è stato, ma questi sono problemi miei appunto, non ci sono state vittorie schiaccianti in questo Oscar, mi sembra di aver capito leggendo un po' le varie primazioni e anche diversi commenti, però sono stati dati molti spunti oltre al film che abbiamo raccontato in questo momento. Sì, diciamo che sembra un po' finita la stagione dei grandi assi pigliatutto, no? Di questi film che da soli riuscivano magari ad aggiudicarsi cinque o più statuette. Quest'anno le vittorie sono state un pochino più distribuite fra più film, però sicuramente oltre a Nomadland altri film importanti premiati, penso per esempio alle interpretazioni, quattro premi agli attori per quattro film diversi, uno per esempio molto molto tenero, secondo me da tenere d'occhio, che sta uscendo nelle sale proprio in questi giorni, è Minari, un film di un regista americano ma di origini coreane,
che racconta anche qui un'altra storia di immigrazione, ambientato negli anni Ottanta. Parliamo delle difficoltà da una parte di voler conservare le proprie radici, dall'altra di un desiderio, un bisogno di assimilazione. Questo quindi Minari, sicuramente un premio per la migliore attrice non protagonista, Yoon Hun-jung, ora la pronuncia come al solito è quella che è, però insomma sicuramente un'attrice con un'interpretazione molto sentita, molto accurata della nonna di questo ragazzino che arriva in America senza sapere una parola di inglese. Poi per esempio un altro premio attoriale molto significativo, quello per il non attore, per la migliore attore non protagonista, mi permetto di dire non protagonista, punto di domanda, perché ormai a meno che non sei l'unico che gigioneggia e spadroneggia nel film, ti mettono subito nella categoria non protagonista, però insomma questa è una mia riflessione. Dicevo a Daniel Kaluuya per Judas and the Black Messiah, un film completamente diverso, cinema black. Parliamo dei Black Panthers negli anni 60 e insomma tutta una vicenda politica realmente avvenuta di un agente dell'FBI che si è infiltrato proprio in una cellula delle Pantere Nere. Quindi anche film dai generi molto, molto diversi, dari toni, perché appunto Seminari ha un tocco un po' intimista, comunque un melo familiare molto, molto tenero. Appunto con Judas and the Black Messiah entriamo nella storia, entriamo nella politica, entriamo anche nel cuore pulsante di questioni politiche che col movimento Black Lives Matter hanno riacquistato centralità nel discorso culturale americano. Film sull'uccisione del leader delle Pantere Nere che devo assolutamente vedere, visto il mio amore per la black culture, soprattutto statunitense, ma c'è qualche film che doveva incassare e non ha incassato? Mi riferisco soprattutto a Tenet, perché cioè, era passato troppo tempo per premiare questo film, che è stato premiato mi sembra solo per gli effetti speciali, oppure sono state fatte altre scelte, perché doveva essere il film che cos'era l'anno scorso ci riportava al cinema, come è stato per Godzilla vs Kong, mi sembra, no? Esatto, sì. Tenet sicuramente è stato un film importante perché prima della seconda ondata, almeno qui in Europa, è stato un po' il simbolo del desiderio di riaprire delle sale dopo la primavera e l'estate sotto pandemia. Ha incassato bene, non ha incassato abbastanza, ma al di là del discorso box office, come dicevi tu, sì, è stato un po' snobbato dall'Academy, non solo nei premi ma proprio anche nelle candidature. Questo devo dire, secondo me si parla spesso, ci si chiede spesso se un film che è uscito a inizio anno, come dire, per quanto bello, per quanto significativo, comunque la sua memoria si possa essere un pochino affievolita nella mente di chi deve assegnare un premio. Ma al di là di quello, questo fenomeno, questa, come dire, questa mancanza di premi a Tenet, io la scrivo un po' una tendenza che mi sembra visibile negli Academy degli ultimi anni a snobbare un po' il cinema di cassetta o il blockbuster, quasi per una sorta di come dire, pregiudizio ideologico, estetico, per cui si cercano di premiare prodotti che poi non sono necessariamente di ricerca, ma che hanno magari un impianto più autoriale o soprattutto i temi più impegnati. Ecco, a me sembra che all'Academy stiano molto a cuore i temi, ancora più che lo sguardo dei registi. Sì, siamo completamente d'accordo, mi sembra infatti evidente rispetto proprio al tipo di scelte che sono state fatte. Poi è stato premiato come miglior documentario Il mio amico in fondo al mare, che racconta la storia tra un uomo e un calamaro. Ecco, questo ci tenevo a dirlo perché mi sembra veramente un documentario che non so se viene il desiderio di andarla a vedere, appunto, e viene solo il sorriso sulle labbra quando lo si cita. Bene, Maria Sole, hai già fatto un po', sei partita nel dirci cosa si può vedere nelle sale di questi tempi, hai citato Minari, ecco, cosa ci consigli di andare a vedere, visto che finalmente hanno riaperto le sale? Poi a Milano, adesso tu stai a Roma, te ne sei andata dalla metropoli economica italiana, ma pare che là abbiano aperto una sala cinematografica alle 6 di mattina e ci sia stato anche un bel pubblico che è andato a vedersi
il primo film nella riapertura dei cinema, quindi un bel segnale, ecco, dacci qualche consiglio, dacci qualche suggestione. Ma sì, allora tanti film per fortuna che erano lì lì per sfociare sulle piattaforme come al solito stanno venendo distribuiti in sala, sia film che sono per esempio su Netflix, penso a Mank di David Fincher che era appunto uscito ormai qualche mese fa su Netflix, ma che è un film assolutamente che merita di essere visto in sala e lo testimonia peraltro, per tornare agli Oscar, l'Academy alla fotografia in bianco e nero, assolutamente importante. Ma oltre a Mank, che magari i più smaniosi non si sono potuti trattenere, hanno già visto su Netflix, tanti film in uscita, oltre a Minari che dicevamo, dovrebbe trovare a breve la via delle sale Una donna promettente, che ha avuto l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale, una storia femminista, diciamo post Me Too, ma in realtà anche un film di genere, un thriller psicologico che funziona alla grande, quindi sicuramente un'opera molto molto interessante. Ma in sala in questi giorni possiamo trovare anche Due, un film di un regista italiano, Meneghelli, ma che era volato in Francia, un film su una coppia di donne anziane, anche questa potrebbe essere un melò intimista, ma poi in realtà prende delle tinte quasi da thriller, un'opera prima assolutamente da tenere d'occhio, che fa ben sperare per la carriera di questo regista. Oppure mi viene in mente naturalmente Rifkin Festival di Woody Allen, che dovrebbe arrivare in sala a brevissimo. Quindi insomma sicuramente film ce ne sono da vedere. Si temeva, no? Qualche mese fa si diceva ma quando riapriranno le sale cosa proietteranno? Ormai tutti i film più importanti se li stanno accaparrando, no? Chi Amazon, chi Disney Plus, Netflix, e invece grazie al cielo e per fortuna per gli spettatori, insomma, di cose da vedere ce ne sono pure tante. Assolutamente sì, poi ci sono le arene estive, perché già iniziamo a ragionare anche rispetto alle arene estive che potranno riproporre, come fanno spesso, anche tutti i film che sono passati sulle piattaforme. Ti faccio concludere, Maria Sola, veramente in un minuto, facendoti fare un ragionamento su piattaforme e sale cinematografiche. Ecco, continueranno a coesistere o una prenderà diciamo così il potere rispetto all'altra? Il sopravvento è una domanda da $1 milione. Quello che molti sostengono è che la pandemia in realtà si sia limitata ad accelerare un processo che però era già in corso ed era inevitabile, cioè questa sempre maggiore importanza delle piattaforme nello scacchiere della distribuzione e ovviamente poi anche della fruizione. Quindi sicuramente è inimmaginabile pensare che tutto il terreno che le sale hanno ceduto a discapito delle piattaforme possa in qualche modo ritornare agli esercenti cinematografici. Quello che però continua, sono anni, sono quasi decenni che diciamo che il cinema sta morendo, e poi in realtà è sempre redivivo, perché c'è sempre comunque un gruppo di persone che forse non sono le platee sconfinate degli anni 50, ma comunque è uno zoccolo duro di spettatori che permane, per cui il cinema va visto in sala. E quindi quello che tutti più o meno pensano succederà o vedono è un futuro ibrido sostanzialmente. Beh, Maria Sole, sei stata come sempre esaustiva e chiarissima, oltre ad averci dato belle suggestioni per tornare finalmente nelle sale cinematografiche. Grazie, a presto e buon lavoro. Grazie a voi, ciao a tutti.